Ciao a tutti amici del canale da Robots GT. Oggi, come vi avevo promesso, siamo qui con Outrider della Fanstoys per vedere la trasformazione. Nel primo video dedicato all'unboxing e a una recensione, diciamo, piuttosto iniziale, non avevo approfondito la trasformazione per motivi di lunghezza del filmato e, come andremo a vedere, c'è bisogno di un po' di tempo per realizzarla. Quindi ora ci apprestiamo a vedere la trasformazione di questo robot, che nella sua modalità alternativa diventa un Toyota Hilux, come ricordiamo dalla nostra infanzia. Allora possiamo procedere passo passo con la trasformazione. Allora, seguendo le istruzioni passo passo, quindi alla lettera, per prima cosa dobbiamo rimpicciolire i piedi. Quindi andiamo per prima cosa ad aprire questi sportellini qui sul lato del polpaccio, all'interno della quale si trova la ruota posteriore della vettura. La ribaltiamo verso l'esterno. Ci vuole un po' di forza e questo incastro mi ha dato un po' di problemi, devo dire, soprattutto in fase di riapertura. È molto 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 dura, probabilmente a causa della vernice che va a ingrossare il piccolo dentino dell'incastro. E per cui, prima di incastrarlo in maniera definitiva, vi consiglio di giocare un po' col movimento al fine di consumare un pochettino l'angolo e rendere più facile la chiusura della ruota. È l'unica pecca veramente, oltre all'incastro della testa, di questo modello. Per il resto non ho trovato particolari difficoltà. Allora, una volta aperto quindi questo sportellino sul polpaccio, andiamo a ridurre la lunghezza della gamba ribaltando il ginocchio all'interno in questo modo. Ok, come vediamo. Poi passiamo al piede, ribaltiamo questo supporto. Possiamo chiudere in questa maniera il piede. Andiamo a ridurre questo pannellino, che ha due sottopannellini, uno più grande e l'altro più piccolo. Li ruotiamo verso l'interno. In questa maniera, dopo averlo leggermente chiuso verso l'interno, in quanto i due pannellini piccoli hanno un incastro sulla parte fissa che quindi rende difficoltoso altrimenti la loro chiusura. Una volta richiusi all'interno, possiamo andare a chiudere ulteriormente il tutto. E la prima gamba è fatta. Adesso passiamo alla seconda in modo un po' più veloce, quindi pannellino più grande, pannellino più piccolo. Ribaltiamo la ruota all'esterno, mandiamo il pannello complessivamente all'interno, pieghiamo la punta del piede. Ribaltiamo il supporto, chiudiamo la punta del piede, richiudiamo lo sportellino del polpaccio, anzi, scusate, ho dimenticato il ginocchio. Mando il ginocchio all'interno, posso chiudere il polpaccio. Ok, una volta fatta la parte inferiore, passiamo a chiudere le mani e il laser. Quindi nella parte
del braccio inferiore abbiamo un altro pannellino che andiamo ad aprire. Facciamo ruotare la mano all'interno facendo attenzione a compattare il più possibile le dita prima di ribaltare il pugno. Andiamo a trovare la posizione per il pollice, altrimenti non riusciamo a chiuderlo. In questa maniera, ecco qua, vedete, perfettamente allineato. Chiudiamo lo sportellino. D'altra parte abbiamo il laser, quindi apriamo sempre lo sportellino inferiore, accorciamo la lunghezza del laser che è collassabile all'interno e poi lo ribaltiamo completamente all'interno dell'avambraccio. Possiamo chiudere lo sportellino. Passiamo alla parte del tronco. Prima cosa, sganciamo sulla schiena il backpack, la parte posteriore del camioncino, la sponda posteriore la scostiamo dal cassone in questa maniera per facilitare poi la rotazione del tetto del cassone. Quindi iniziamo a staccare il cassone, ci facciamo spazio qui tra il lanciamissili e quest'altro laser per facilitare il passaggio della testa. Quindi mandiamo indietro la cappotta del rimorchio e contemporaneamente abbassiamo questo lanciamissili in modo tale da far passare la testa tra i due. È un pochettino duro, eccolo qua. A questo punto ce l'abbiamo fatta. Finiamo di ruotare completamente la cappotta all'indietro, così apriamo lo sportellino sulla nuca della testa, poi andremo a vedere a cosa serve per creare spazio all'interno nel momento in cui andremo a riporre le braccia all'interno del tetto. Iniziamo la rotazione della testa all'interno in questa maniera. Qui vediamo all'interno ci sono due alloggiamenti rettangolari che accolgono i perni posti sul supporto della testa e li dovremmo andare ad incastrare in quella posizione. Ok, così. Alziamo inferiormente la sponda, andiamo a cacciare i parafanghi posteriori in questa maniera. Nel frattempo facciamo ruotare il gruppo della testa per farci spazio. Ecco qua che esce il parafango costituito da due pannellini, parafango posteriore e sottoporta anteriore. Lasciamo sempre staccata la spondina fino alla fine, sarà proprio l'ultimo passaggio col quale andremo a chiudere i piedi. A questo punto, anteriormente, richiudiamo
all'interno del tetto i lanciamissili, ruotiamo il laser in questa maniera e lo andiamo a chiudere in questa maniera, ok? Passiamo alle braccia, apriamo la portiera in questa maniera, mandiamo all'interno del tetto il braccio, deve fare questo movimento qui, un movimento di 90 gradi con questo snodo, mandiamo verso l'interno, apriamo i due pannellini sulla porta, qui vedete che c'è un dente sull'angolo il quale dovrà andare a incastrarsi nell'alloggio dell'angolo parabrezza. Una volta terminata la rotazione, vedete, verso l'esterno, mandiamo il braccio all'interno in questa maniera e poi andiamo ad incastrare il perno della portiera, chiudiamo la portiera in questa maniera. Più o meno direi che ci siamo, ok? Procediamo allo stesso modo anche dall'altro lato, quindi ribaltiamo la portiera, apriamo i pannellini, mandiamo il braccio verso l'interno del cassone, ruotiamo di 90 gradi lo snodo posto sulla spalla al fine di andare a compattare all'interno del tetto della vettura le braccia. Ok, ci siamo. Anche qui incastriamo sull'angolo del parabrezza il gancetto, chiudiamo la portiera. Ok. Se tutto è andato bene, possiamo iniziare a chiudere il tetto sulle portiere. Questo gancetto va internamente alla portiera. Ok. Chiudiamo il tetto in questa maniera. Questo è il pezzo che abbiamo alzato in precedenza sul retro della nuca del robot e vedete che è andato a creare spazio per accogliere i polsi delle braccia e allo stesso tempo le blocca in maniera accettabile in posizione. Direi che ci siamo. Possiamo ruotare le ruote anteriori verso l'esterno. 1 e 2. A questo punto, altro movimento da fare sulle gambe, andare ad aprire i ganci che poi bloccheranno le gambe sul parafango anteriore.
in modo tale da diventare solidali col resto della vettura. Ribaltiamo il gancio sulla gamba numero 1, sportellino gamba numero 2 e ribaltiamo il gancio numero 2. Andiamo a ribaltare le gambe all'interno del veicolo in questa maniera. Allora, per agganciare il gancio che abbiamo appena estratto sulla coscia all'interno del gancio sul parafango, vi consiglio di ruotare leggermente in questa maniera la gamba verso l'esterno. Una volta passato al di sotto del gancio, la ruotate nuovamente in posizione orizzontale. Stessa cosa anche per l'altro lato. Quindi avvicinate la gamba, ruotate verso l'interno e la riportate in posizione orizzontale. A questo punto si allineano le gambe, mandate a battuta l'incastro presente all'altezza delle caviglie in questa maniera. Compattate il tutto, si può abbassare la sponda che avevamo lasciato aperta come ultima cosa da fare, ed ecco qua che la trasformazione è completa. Ecco qua Outrider in modalità alternativa. Bene. Adesso torniamo indietro, quindi da modalità alternativa ritorniamo alla modalità robotica di Outrider. Allora, per prima cosa andiamo ad aprire la sponda posteriore in questa maniera. Andiamo a trovare lo sgancio delle gambe, quindi le rendiamo indipendenti. Allarghiamo le portiere così da liberare gli agganci sui fianchi delle gambe. Le possiamo ruotare in posizione aperta. Andiamo ad estrarre le braccia in questo modo dall'interno della vettura. Iniziamo a ricompattare le portiere, quindi chiudiamo pannellino inferiore, pannellino superiore in quest'ordine. Anche di qua estraiamo l'altro braccio, chiudiamo il pannellino della porta, prima l'inferiore e poi il superiore, così. Ruotiamo le braccia in posizione. Eccole qua. Facciamo uscire lo snodo che precedentemente avevamo compattato. Andiamo a richiudere questo attacco della portiera all'interno della parte superiore dell'avambraccio, in questa maniera. Ecco qua, sentite lo scattino. Stessa cosa all'altro braccio, quindi apriamo
verso l'esterno il braccio, mandiamo il gancio della portiera in questa maniera all'interno della sede. Ecco qua, e abbassate. A questo punto passiamo ad aprire il tetto del cassone per estrarre nuovamente la testa. Portiamo un po' all'indietro la sponda per farci spazio, ma senza chiuderla completamente. Ecco qua. Iniziamo ad estrarre il lanciamissili e il laser. Andiamo a sganciare la testa dall'interno del tetto, in questa maniera. La ritiriamo verso l'esterno. Andiamo a ripiegare i parafanghi posteriori, composti dai due pannellini, quindi ribattiamo il pannellino più piccolo e poi lo ripieghiamo all'interno del tetto. Stessa cosa di qua, chiudiamo il pannellino e lo mandiamo all'interno in questa maniera. Torniamo sul davanti del robot, quindi abbassiamo il parabrezza in questa maniera. Abbassiamo il coperchio del cassone, iniziamo a chiudere il tetto e portiamo la testa in posizione. Qua teniamo il lanciamissili basso in modo tale da far passare la testa. Una volta passata la testa iniziamo a richiudere il tetto. Ecco, così. Testa in posizione. Facciamo attenzione all'ingombro dei parafanghi all'interno del tetto. Ok? Che vadano nel loro posto. A questo punto richiudiamo le ruote anteriori della vettura, andiamo indietro con il cassone, andiamo a cercare l'alloggiamento dei ganci posti alla base, contemporaneamente facciamo passare la sponda in questa maniera. Ok, chiudiamo il coperchio sulla nuca, disponiamo laser e lanciamissili, possiamo riestrarre nuovamente mano destra, apriamo lo sportellino, estraiamo la mano, tutta articolata, lo ricordiamo, estraiamo il laser sul braccio sinistro, ruotiamolo verso l'esterno, lo estendiamo e chiudiamo lo sportellino. Quindi parte superiore
terminata, passiamo alla parte inferiore, apriamo gli sportellini, coscia, parte rossa, mandiamo all'interno i due ganci da ambedue le parti, in questa maniera. A questo punto apriamo gli sportellini sui polpacci. Con questo movimento facciamo allungare la parte del ginocchio, così. Mandiamo all'interno la ruota, ribaltata in questa maniera. Apriamo i due pannellini più piccolini, richiudiamo il tutto, apriamo la punta del piede e apriamo il supporto della punta del piede. Sentiremo uno scrocchio, l'incastro è andato in posizione. Stessa cosa dall'altro lato, quindi apriamo il polpaccio, estendiamo il ginocchio in questa maniera, lo mandiamo in posizione, ribaltiamo la ruota all'interno. Notare adesso come scorrono molto meglio dopo un paio di volte che già ho effettuato la trasformazione. Riapriamo i soliti pannellini, abbassiamo la punta del piede, supporto della punta del piede in posizione, abbassiamo lo sportellino del polpaccio ed ecco qua di nuovo la nostra modalità robot. Quindi che dire, veramente un bellissimo modello. Abbiamo visto entrambe le trasformazioni e non è sicuramente un modello facilissimo da trasformare, ma con un po' di attenzione e l'utilizzo delle istruzioni le prime volte sicuramente ce la può fare. Con questo è tutto. Se non l'avete acquistato, vi consiglio di acquistarlo, in quanto è veramente un modello realizzato come si deve. E ci vediamo alla prossima. Da Robots GT è tutto. Ciao!